Un grande progetto di volontariato giovanile, Give Me Five, il futuro è possibile se si serve la vita, sta per partire nel Vallo di Diano. A curarlo l'ufficio per la pastorale giovanile della diocesi di Teggiano Policastro, diretto da Don Donato Varuzza. L'iniziativa è stata presentata a Sala Consilina in occasione della 41esima giornata per la vita. È pensata per coinvolgere quanti tra i giovani del territorio vogliano donare gratuitamente tempo ed energie a chi vive in condizioni di disagio e marginalità. Dare una mano e insieme tenere viva la sensibilità verso chi ha bisogno, in piena aderenza con l'azione educativa della pastorale giovanile che ogni giorno promuove il protagonismo dei giovani. Aiutare e servire l'altro, dicono gli organizzatori del progetto, è un modo per aggiungere vita alla nostra vita. È un progetto che noi abbiamo pensato con la pastorale giovanile della diocesi di Teggiano Policastro per avviare un progetto appunto di collaborazione fra i giovani e di scoperta, oltre che di solidarietà, in questi centri che sono sono tantissimi nel Vallo di Diano e spesso noi non ne siamo a conoscenza. I centri che per il momento vedranno ospiti il nostro progetto saranno due centri della Caritas, uno a Polle e uno a Sassano, poi ci saranno diversi centri come l'Istituto Juventus, il Centro Iris, quindi alcuni centri per le persone con disabilità e poi avremo invece dei centri per anziani. Presenteremo questo progetto che prende il suo nome, appunto Give Me Five, da un triplice significato. Give Me Five per dare 5 minuti, perché spesso la nostra vita è così frenetica che non ci fermiamo con le persone che hanno realmente bisogno di noi. Poi dammi la tua mano, quindi dammi il 5 come senso di solidarietà e poi un significato che si riferisce al miracolo dei 5 pani e 2 pesci con cui con questi 5 pani Gesù sfamò circa 5.000 persone e noi con il poco che possiamo dare speriamo di fare nelle mani di Dio tante cose. Per l'adesione c'è una scadenza, il progetto è rivolto dai giovani dai 16 ai 35 anni e la scadenza è il 28 di questo mese, il 28 febbraio. Seguiranno quindi degli incontri di formazione per poi avviare, speriamo, verso aprile il progetto nei vari centri.